Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Madoska Gamer e oggi giocheremo a Dread Out. Faremo il primo episodio. Iniziamo subito la nostra partita. C'è una pupa che mi sta cantando una canzone. Chi sarebbe questa di qua? Perfetto, in pratica c'è la strada bloccata. Dovremmo andare in un paese insieme all'insegnante e i suoi compagni di scuola. Almeno credo. E ora non c'è via di andare avanti. Vediamo come potremmo fare. Ma che cosa sta facendo questo qua? Sta pisciando nell'erbo, che cosa? Ah, ok, perfetto. In pratica ha aperto il sentiero. Ma noi corriamo, non aspettiamo nessuno perché non ho più voglia di aspettare. Ragazzi, in pratica sto vincendo la maratona, degli altri non si vede proprio traccia. Ma continuiamo a correre prima che recuperano. Perfetto ragazzi, siamo qui nella città, diciamo, moto a terra, macchine che mi sembrano ferme da non so quanti anni, ma comunque sia, si vede che è una città fantasma ragazzi. In pratica una città fantasma, dice la compagna. Ma no, non ci credevo proprio. Perfetto ragazzi, siamo qua in questa scuola enorme e molto probabilmente sarà qua proprio l'inizio del gioco. Entriamoci. E quella panchina sembra esattamente identica a quella su cui ci sedavamo alle elementari, non è vero? Sediamoci là per un po', ma solo per un po' però, eh. Mi raccomando, mi ricordo di quando ci siamo conosciute e ride a Baba. Te lo ricordi ancora, vero? Lei non butta una parola. Oh, capisco, roba da ragazze. Ehi ragazze, andiamo a vedere com'è dentro, venite. Ma ragazzi, ma l'avete vista la sberla che gli ha dato? Bruttissimo. Rivediamolo. Perfetto, siamo in questa scuola e dovremmo andare a cercare gli altri perché ancora non sono usciti. Vediamo dove sono. Dopo 6 ore sedute nelle panchine ci siamo annoiate un pochettino, non credi? Ok ragazzi, siamo soli qui perché in pratica si è perso Yayan e dobbiamo cercarlo. Non so dove se n'è andato. Le porte giustamente sono tutte chiuse perché ora sono cazzi nostri. Iniziamo a cercare Yayan. Ok, perfetto ragazzi. Iniziamo subito. Non so dove dovremmo andare. Ci stanno delle scale. Che cosa è successo adesso? Neanche buono ho iniziato. C'è il cellulare che sta vibrando. Non so. Numero privato. Meglio non rispondere. Non voglio che resti senza luce. Che cazzo è quella cosa? Aspetta, ma che è sta cosa? Per capirci. Ma è un porco? Mi mettono un porco nella scuola? Che cosa? Premere. Perché devo premere, scusa? Al collo della belva mazzo di chiavi. C'è un mazzo di chiavi o che cosa? Minchia. No, corri, non hai visto niente. Vai, premi. Cosa è successo? Vieni qua, ti faccio vedere io ora. L'ho piallato di brutto, ragazzi, l'ho distrutto in poche parole. Comunque, non voglio andare dove è andato il porco perché sennò non è possibile aprire questa porta. Ce ne stanno altre porte prima? Ok, proviamo a aprire questa porta, magari. Questa. Vabbè, bella. Che cazzo è passato di là? Che cazzo è sta cosa che passa? Un fantasma o che cosa? Non voglio pensare. Apriamo sta porta. Ok, si può aprire questa porta. Perfetto, preferisco non aprire i bagni perché non voglio vedere uno che... un fantasma che caca perché
Non me lo potrei mai perdonare. Che cavolo è sto rumore? Non mi piace perché sta camminando tipo... Cioè, è passato il porco, neanche mi ha visto, meno male. Festival musicale Malam Satusoru. A Tosoro, no a me. Prepariamo la nostra bellissima fotocamera. No, 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 no. Ma dove minchia te ne sei andato? Perfetto, ragazzi, saliamo nel piano di sopra, magari troviamo la soluzione dell'episodio. Ragazzi, ma sentite, ma che cazzo è sto rumore di qua? C'è qualcuno che, non lo so, mi segue, che cosa? Tanto per capire, perché apriamo questa porta, vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Che cos'è sto omino? Aspetta. Forse si può prendere sto omino, ma prima facciamoci una bella foto. Sì, bellissimo. La posterò su Facebook. Perfetto, siamo entrati in un'aula. Non so neanche io come, perché prima era chiusa. Ma va bene. Qua c'è una bella poltrona. Che ne dite se ci sediamo un pochettino e ci riposiamo? Qua non c'è niente di particolare. Ah no, qua c'è una porta, ragazzi. Che cavolo è sto rumore? Mamma mia, io... Che cavolo è sto rumore? Me lo spiegate, ragazzi? Ma perché? È passato un fantasma ora nella mia porta? Porca troia, porca troia! Che cazzo era quello? Che cos'era? Vattene via! Non voglio avere più niente a che fare con te. Porco Giuda. Ma aspetta. No, 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 no. Vediamo se muore così. Forse... L'abbiallo. L'abbiallo. E vaffanculo, dove minchia sei? Rompi cazzo, rompi... Questa è una puttana. Ma vaffanculo, vaffanculo. Vaffanculo. Perfetto, mamma che cazzo di spavento, mi ha fatto cacare addosso. Cioè, ma sta bene questo di qua? Oh, qua c'è un bellissimo micetto. Mi stai dicendo di aprire questa porta o che cosa? Se ti levi in mezzo agli falli... Magari... No. Non ci voglio... Ah, questo è il bagno delle femmine. Ma... Perché spunta rosso? Ma ragazzi, ma... Ma è normale, che cosa sta... Cioè, mi sembra un po' strano. Facciamoci una foto, vediamo. Che cazzo è successo? C'è qualcosa di strano in questa foto. Che cosa? Le persone morte o impiccate oppure questo mazzo di chiavi? Hai trovato chiave piccola? A che cazzo mi serve questa chiave piccola? Una chiave trovata in un'aula. Boh, vediamo dove possiamo utilizzarla allora, ragazzi. Maronna. Maronna, dove mi... You look so beautiful today. Non so che cazzo è successo, ma va bene. Sorridi? Questa qua la mandiamo su Facebook. Ma che cos'è che suona? C'è qualche cosa che suona, ragazzi, non so che cosa è. C'è qualcosa di... Cosa c'è? Che cavolo è sta cosa? Chiazze di sangue? Minchia, ma anche...
Ora non ci stanno più, ora ci stanno. Cioè, ma i fantasmi c'hanno pure il loro periodo, che cosa? Che è sta roba? Che cazzo ho aperto? Un armadio. L'armadio adesso è aperto. Ma va. Io ho un poco di paura, però non lo so. Che è sta cosa? Premere? Perché? Chi cazzo era quello? L'avete visto, ragazzi? C'è un bimbo. Ma è morto? Ah no. Scherzavo. Stavo dicendo che era morto. Che è una forbicina qua. C'è il barbiere di Edward Mani di Forbici, mi sembra. Bastardo. Per oggi credo che possiamo finire qui, ragazzi. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate e condividete a bestia. E noi ci rivedremo nella seconda parte di Dread Out. Tenetevi pronti, ragazzi. Bella a tutti.